Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Maurizio e siete su Merlino Merlino, il mio canale che tratta il fai da te. Un saluto a tutti quanti, un benvenuto a quelli che per la prima volta mi guardano. Vi invito come sempre ad iscrivervi e spuntare la campanella per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Allora, andiamo veloci. Come avete visto già dal titolo e dalla miniatura, oggi andremo a crearci una semplicissima dima per prendere le misure interne. Per dire uno scaffale, per fare un ripiano, come sappiamo, ecco, prendiamo il metro, quando dobbiamo andare all'interno di qualcosa andiamo in battuta, poi pieghiamo il metro in questa maniera, la misura non viene mai precisa e via dicendo. Siccome è un altro progetto da fare, quindi mi serve qualcosa che mi misuri con un po' più di precisione, ecco. I tagli che devo andare a fare alcune mensole, alcuni ripiani, mi voglio costruire questa piccola dima. Mi manca il laboratorio, è semplicissima, viene sempre utile. Voglio farne una un po' più robusta, che sì, se la metto da qualche parte, ok, non si rompa, anche se grezza, però funzionale, bella robusta, e quindi andrò a farci alcune lavorazioni. Boh, tagliamo corto, andiamo a vedere cosa userò e cosa dovrò fare. Buona visione. Eccoci qua ragazzi, questo è il materiale che oggi andremo a usare. Una semplice tavoletta ricavata da un pallet in disuso, un pancale come volete chiamarlo, e spessa 1,5 per 7,5. Andremo a ricavarci un pezzo da 40 centimetri. Perché lo faccio da 40? Perché facendolo da 40 ho un minimo di misura di 40, che posso magari andare a riuscire a misurare qualche cassetto all'interno della mezza di qualche cassetto e via dicendo, e estendendolo posso arrivare fino ai 75, rimanendo i bordi in testa e in coda ai 75, quindi posso anche andare a misurarmi una mensola un po' più grande, per non averne tante dime in giro, una piccola, una grande e via dicendo. Ne faccio una media che mi possa servire quasi per tutto. Allora, innanzitutto andremo a sezionare la tavola, terremo buono il pezzo migliore, diciamo, cercheremo di intestare levando i buchi e via dicendo. Poi logicamente questo sarà tagliato a metà, per sovrapporre i due pezzi. Sovrapponendoli, siccome è 1,5, verrebbe molto massiccio, troppo. Io lo voglio consistente, ma neanche troppo. Allora, cosa andrò a fare? In uno di questi due andrò a fare uno scasso, in modo che questo possa scorrere all'interno e verrà anche ridimensionato nello suo spessore, in modo da mantenere lo spessore di 1,5. Però avere anche un pezzo che gli possa scorrere all'interno. Eccoci qua ragazzi, allora abbiamo fatto delle scanalature col banco sega, l'ho fatta direttamente senza usare la fresa, che il pezzo era piccolo, mi veniva un po' difficoltoso fresare, l'ho fatto così. Non ho bisogno di una precisione grandissima, quindi l'ho fatto in questo modo. Adesso andremo a levare le alette piano piano, senza rompere niente. Eccoci qua ragazzi, andiamo avanti con il nostro lavoro. Allora, abbiamo fatto il nostro pezzettino tagliato a misura, l'abbiamo scanalato con la sega, con la circolare, abbiamo fatto il suo pezzo che andrà a scorrere all'interno,
in questo modo, ecco qua. Da questa parte, come vedete, abbiamo messo un piedino in modo da compensare lo spessore del pezzo principale, in modo che quando andremo a stendere la nostra guida questo non vada a flettere troppo. Poi dopo sarà intestato sia qui che qui leggermente, in modo da venire parallelo e giusto, così la nostra misura andrà bene. Allora, che cosa dobbiamo andare a fare adesso? Potrebbe star bene anche così, solo che di solito poi lo si tiene con le mani e via dicendo. Allora, cosa ho deciso di fare? Qui all'inizio farò un foro e metterò un fondello a ragno, un dado a ragno, da questa misura. Poi qui in questo farò un taglio in modo che possa passare questo perno per poterlo avvitare, in modo che quando stringe noi lo avvitiamo e rimane in misura senza paura che magari spostandolo si possa modificare. Adesso andrò a fare prima il foro guida, qui me ne basta uno, metterò la dima in questo senso, farò il foro in modo da segnarmi qua, poi stenderò fino a che posso questo pezzo così e riforerò di nuovo in modo che avrò i due centri per tracciare la linea per tagliare. Adesso lo andiamo a fare. Allora ragazzi, proseguiamo con il nostro progettino. Abbiamo messo il nostro dado ragno, abbiamo messo la nostra farfallina per dopo come per blocco e con questo foro mi sono fatto i due fori, come dicevo prima, uno e due. Adesso andremo, mi aiuterò col trapano a colonna a creare la fessura per far scorrere il pernetto. Eccoci qua ragazzi, l'abbiamo finita finalmente. Allora, questa è la dima, come vedete abbiamo messo la nostra farfallina. Come la usiamo? Qui ho preparato un possibile scenario che ci può capitare. Facciamo conto che sono due pareti di uno scaffale e noi dobbiamo andare a prendere la misura per farci un cassetto, il ripiano di un cassetto. Allora non faremo altro che prendere la nostra dima. Io qua l'ho intestata a squadro col banco sega, quindi so che è dritta. La allentiamo, la puntiamo da una parte, la puntiamo dall'altra e qui avremo la nostra misura perfetta. Ovviamente dobbiamo tener conto, quando andremo a tagliare il nostro pezzo, che questa è la misura precisa, perfetta. Quindi starà a noi poi andare a mangiare quel millimetro in più se vogliamo rimanere un po' di luce a destra e a sinistra, a seconda della lavorazione. Se invece è un ripiano che dovrà andare fissato, allora taglieremo tutto a misura, così siamo sicuri che è tutto perfetto e possiamo andare a ripetere il taglio anche dall'altra parte. Questo può venire buona anche, diciamola, mettendola in piedi per posizionare le guide dei cassetti o un ripiano o una vite alla stessa misura. La mettiamo a misura e poi vari utilizzi ci verranno in mente lavorando. Comunque questa è la dima, si stringe, ci ho messo una rondellina e abbiamo la nostra misura. Come vedete la possiamo muovere, la possiamo riportare sul nostro pannello, segnare oppure metterla in battuta da una parte, segnare e abbiamo la nostra misura. E questa è la dima. Ingegnarsi, adeguarsi e raggiungere lo scopo. Questo è il mio motto e lo condivido sempre con voi. Anche oggi siamo riusciti a fare il nostro piccolo progettino, ci siamo costruiti questa piccola dima che in futuro ci verrà utile. Abbiamo usato materiali poverissimi, infatti era del legnaccio di un vecchio bancale che, come vi ho fatto vedere prima, una tavola proprio di scarto dello scarto. Siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di utile. Cosa dire ragazzi, se il progetto vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, datemi dei consigli per migliorare, criticate se avete qualche critica.
Iscrivetevi, mi raccomando, spuntate la campanella per rimanere aggiornati nei miei prossimi video. E se volete aiutare il canale, qui in basso c'è la macchinetta per il caffè per poterlo fare, una cosa simpatica. Cerco di crescere con il canale per fare cose un po' più complesse, ecco. Ho già in mente altri progetti, come ho detto già nel video scorso. Ce n'ho uno in ballo, un po' non complicato, ma impegnativo, ecco. E comunque, lo condivido con voi. Ragazzi, io vi lascio e ciao ciao da Maurizio.